Bene, abbiamo visto anche in qualche altra occasione il grande vulcano che è il sito del PET per quel che concerne i laboratori virtuali. E poi vi avevo proposto, non so, in quale modulo precedente, il modulo 3, anche la possibilità di scaricare da questa comunità virtuale di cui ho lasciato anche un po' di cronistoria. Sempre per esperimenti virtuali, che è la VCCSSE. Poi ci sono dei siti molto ben fatti anche per quel che concerne la biologia, e non ho messo volutamente il sito generico, ho messo rispetto al sito anche i singoli contenuti didattici che possiamo andare a prelevare, perché molto spesso quando si vede un link non si ha sempre ben chiara l'idea di quello che troviamo dentro quel link. Quindi spesse volte io ormai mi ritrovo a scavalcare tante cose che poi avevo dimenticato che stavano all'interno di quel link consigliato, no? Quindi ho dettagliato per ogni link ciò che si trova all'interno di quel link e tutte queste voci, queste hot word, con tutte queste hot word si entra direttamente nell'unità didattica, nella risorsa che si vuole richiamare. Sulla destra invece di questo schermo trovate i principali software utilizzati per l'apprendimento delle scienze, della matematica e delle scienze. GeoGebra è uno dei più noti, come pure l'Wiris, la calcolatrice online, che poi è molto simile al software a pagamento Derive. Poi abbiamo visto anche in altre occasioni per la fisica invece il software FAN che permette di realizzare, di costruire dei laboratori virtuali per quel che concerne la meccanica dei corpi solidi. Quindi ho cercato e mi sto riproponendo di dettagliare, se ancora meglio, un tipo di libro di link, diciamo, così possiamo chiamarlo, ma dettagliato e facilmente consultabile da chi poi ne deve fruire. Anche in questo caso vedete itinerari scientifici, lezioni in PPT, PowerPoint, quindi semplici lezioni in PPT, ma devo dire alcune, quelle che ho visto mi sembrano ben fatte. Credo sia il sito di Amedeo Rollo, non so se lo conoscete. E poi c'è questo bel sito, il collega Daniel Mentrard ci sta lavorando veramente seriamente, con molta serietà e con molto impegno. E su questo sito trovate dei prodotti fatti con GeoGebra di un ottimo spessore pedagogico, fatti veramente bene. E poi da questo sito, per chi volesse approfondire il GeoGebra, possiamo trarre spunto per fare dei lavori simili o possiamo avere delle idee per poter realizzare dei prodotti anche noi con il GeoGebra, seguendo un po' la tipologia di quello che ha realizzato il professor Mentra. Sulla destra invece, ecco, segnaliamolo con PointFix, sulla destra ancora un software per creare delle risorse. Eccolo qua, ZBeta. Abbiamo avuto occasione di parlarne anche di questo nella qualche lezione precedente, ma io in questa occasione, questa sera, volevo proporre il quarto modulo come quasi propedeutico per il quinto, quindi diciamo per poter affrontare, per poter avere del materiale a disposizione, scegliersi un'unità didattica, un modulo da realizzare, quindi spero di poter coprire un po' i desideri di ciascuno di voi. Anche se non ho controllato bene,
quali discipline insegnate un po' tutti quanti. Ora, ancora link sulla parte scientifica. Diverse possibilità, il teorema di Pitagora già di per sé ha un'infinità di dimostrazioni. E qui ce ne sono alcune veramente carine che vi propongo alla vostra attenzione. Poi ho aggiunto molto interessante anche la videoteca di Explora, il canale scientifico realizzato dalla RAI, e poi un paio di teoremi, due teoremi dimostrati anche questi in maniera abbastanza interessante. E questo riguarda la parte scientifica, puramente scientifica, anche se penso che tutto quello che creiamo sia sempre suscettibile di modifiche e di miglioramenti. Io continuerò a lavorare su questa raccolta di link fatta in questo modo, perché in effetti ne vedo la necessità. Quando si vanno a fare i corsi, troviamo ancora molta gente, molti colleghi a digiuno delle possibili applicazioni che si possono fare con la lavagna elettronica. E quindi vogliono proprio toccare con mano le possibilità che hanno a disposizione. Quindi, quando si presentano in maniera puntuale tante possibilità, tanti link, tante risorse già pronte, soltanto da fruirne, da presentare in maniera interattiva, allora forse la convinzione di utilizzare questo strumento per fare didattica viene accentuata. Qua alcuni link per la filosofia, anche qua da approfondire. L'insegnamento della lingua delle lingue, in particolare ho curato l'insegnamento della lingua inglese. E anche qui mi sono adoperato per poter proporre i link in maniera dettagliata, quindi non il sito, ma il sito con tutto ciò che troviamo dentro il sito, perché io ho fatto caso che delle volte i nostri colleghi, senza demerito per nessuno, sono un po' pigri, quindi bisogna proprio imboccarli, soprattutto quando si tratta di queste novità. Quindi poi imparare l'inglese, poi una serie di giochi interattivi, poi qua abbiamo un sito sui personaggi famosi, qua una serie ancora di giochi interattivi per apprendere la lingua inglese, ancora un altro foglio di link. Ancora un quarto, potete vedere scorrere. Ovviamente io non vado ad attivarli, altrimenti staremo qua fino a domattina. Comunque lo scopo era proprio quello di fare un libro di link, se così possiamo definirlo. Libro di link con la descrizione, così che l'insegnante dice: "Ma io voglio fare questa attività. La trovo già fatta, me la devo costruire, oppure ci devo rinunciare." Se poi ci sono i siti della RAI possiamo attingere veramente tanto a livello di video e anche di corsi di inglese, in questo caso. L'insegnamento dell'italiano, questa parte, ho lasciato la videoletteratura, la videoteca personalizzata creata da me, la videoteca della RAI, anche qua abbiamo tante risorse, e il software didattico e risorse. L'insegnamento della religione, l'ora di religione, la Bibbia elettronica e la mappa delle religioni. E poi ecco qua, queste ultime slide che vi sto proponendo
necessitano, le ho iniziate, ma necessitano sicuramente di un maggior dettaglio, di un maggior grado di approfondimento. Qua abbiamo dei link, ecco qua quelli un attimo che appaiono, quelli di cui vi parlavo prima per la didattica inclusiva. Vi propongo sia quelli che richiedono, non posso dire con precisione il costo, che sono quelli noti sul mercato, e sia invece una serie di software liberi da scaricare. Un po' li ho visionati, sono tutti dei giochi che facilitano un po' l'apprendimento anche in quei ragazzi in difficoltà. Qualche software. Questo, diciamo, è il lavoro che ho fatto durante questa settimana. Mi è dispiaciuto che un paio di giorni sono dovuto stare fermo per problemi tecnici al PC. Comunque, ecco, questa serie di documentazioni dovrebbe sicuramente risultare utile a qualcuno di voi per poter poi creare nel prossimo modulo un learning object per la LIM, per la lavagna interattiva multimediale. Poi, per quanto concerne la strutturazione del learning object, per quello che mi riguarda, poi vi dirà qualcosa anche Rodolfo. Per quello che mi riguarda, ho creato e forse l'abbiamo anche visionato in una lezione. Poi, casomai, dopo che ha parlato Rodolfo, ve lo ripropongo perché lo devo ritrovare un attimo. Questo è un problema con la creazione di Learning Object, che è nato con la LIM. Con la LIM, io da quando ho avuto le LIM nella mia scuola, in continuazione, ma come si fa una lezione con la LIM? Come si fa un learning object con la LIM? Quindi la domanda era molto frequente. E allora a quel punto ho creato uno schema per creare un learning object con la LIM, ma è del tutto personale. Io, la fantasia dell'insegnante, ognuno di noi ha delle idee, quindi dal momento in cui l'ho creato ho fatto sempre la premessa che non deve essere uno schema rigido, sono delle indicazioni che io delle volte seguo, delle volte non seguo. Comunque ognuno di noi potrebbe trarre qualche considerazione, qualche apprezzamento e, perché no, anche qualche critica. Ben accette anche le critiche perché ci fanno crescere. Ok, io con questo avrei terminato.